Uno dei principali obiettivi di sviluppo per Alplan 2015 è stato il forte miglioramento dell'efficienza nella progettazione di infrastrutture come ponti e gallerie. Come in altri sistemi, anche con Alplan in precedenza le sezioni di strutture potevano essere calcolate solo lungo linee rette. Con Alplan 2015 bastano pochi clic per creare sezioni lungo qualsiasi asse, composto da linee, archi, plotoidi e spline. In questo modo si ha la certezza che la geometria delle sezioni di ponti e gallerie, calcolata lungo gli assi longitudinali, sia corretta. È possibile applicare il nuovo strumento sezione lungo qualsiasi asse non solo a ponti e gallerie, ma a qualunque struttura. Vengono sempre utilizzati tutti i dati del modello 3D per generare la sezione lungo l'asse selezionato e gli stessi vengono rappresentati in sezione con le campiture assegnate, quali tratteggi, retini, riempimenti o stili area. Questo accelera e semplifica notevolmente la creazione di sezioni. Nella finestra di dialogo sono disponibili numerosi parametri per personalizzare la sezione con la possibilità di impostare una profondità di sezione pari a zero. La sezione lungo qualsiasi asse non solo elabora qualunque dato del modello come linee 3D, superfici 3D, solidi 3D, macro 3D, smart part 3D, inserti e componenti architettonici, ma anche modelli digitali di terreno ed elementi prefabbricati. È quindi possibile documentare in modo ottimale la posizione della struttura rispetto al terreno originale e a quello sistemato, rappresentando tale situazione nelle tavole. Ad esempio, è possibile visualizzare le sezioni lungo qualunque percorso definito attraverso un impianto di depurazione con le singole vasche, le tubature di collegamento e le pompe in relazione al terreno originale. Sezione lungo qualsiasi asse, precisa, semplice e veloce. Thank you.